Buongiorno, buon giovedì, giovedì 22 dicembre. Di sera mi sono addormentata proprio secca sul divano alle 9 e mi sono risvegliata sul divano stamattina alle 9 e mezza perché mi sono addormentata completamente senza mettere le sveglie. Ho lavato i capelli e come si vede li devo ancora un attimo sistemare con la piastra. Tra l'altro ho usato uno shampoo nuovo, vediamo un pochettino ultimamente, specialmente quando ci sono queste giornate di umido, i miei capelli si sporcano alla velocità della luce. Ad ogni modo, prima di fare questo, vediamo magari se intanto aprirmi i calendari dell'avvento o prima fare come si dice, la piastra. Nel frattempo io mi sto facendo il cappuccino e anche perché stamattina onestamente non, beh, ormai è tardi, perché sono le 11:30. Non sto assolutamente a mettermi a preparare colazioni o altro. Ecco, la cosa brutta di questo è proprio, cioè, dello svegliarmi tardi, e che poi non salto la colazione a pie pari. Però vabbè, cerco di bere quantomeno il cappuccino. Tra l'altro adoro questi barattolini. Strano che nessuno di voi mi abbia chiesto, ma dove li hai presi? Perché le spezie un tempo non le avevo qua e neanche i dosatori dello zucchero a velo e del, come si chiama? E del cacao. Ci ho messo anche la cannella. Vabbè, Amazon. Strano di non avermi mai detto. Oltretutto oggi mi dovrebbe arrivare anche l'organizza casa. E mi è arrivato un pacco che ora vi faccio vedere di una cosa super natalizia alla fine di Natale. E comunque finisco di fare colazione e poi magari mi sistemo i capelli e poi ci apriamo le caselline dei calendari dell'avvento. Eccoci qua col momento dell'apertura delle caselline del calendario dell'avvento. Partiamo da coro, vai, così almeno partiamo da una casellina calendario diverso. Numero 22. Vedo una bustina. Allora, troviamo dei mirtilli interi liofilizzati in cioccolato fondente. Questi qua, secondo me, potrebbero essere utili da utilizzare nel porridge. Perché no? Dai, idea molto carina. È una busta da 55 grammi. Poi, calendario di Yogi Tea. Allora, la numero 22. Eccola qua, e ovviamente non si riesce ad aprire. Ok, troviamo questa che si chiama Sogni Felici, molto interessante. Non sento l'odore della cannella, quindi questa direi che non ha la cannella. Finalmente abbiamo trovato una tisana senza cannella, che poi in realtà nel sapore si sente veramente molto, molto, cioè in maniera molto delicata. Ecco, diciamo che quelle che ho provato fino adesso. Scusate, ma c'è una. Quelle che ho provato fino adesso, sì, si sentiva sicuramente la cannella, ma in maniera veramente molto delicata. Calendario di Nespresso, però il caffè l'ho appena bevuto, quindi qualsiasi cosa troverò lo berrò nei prossimi giorni. Casellina numero. Oh, ce la posso fare? 22, eccola qua. Altro caffè che non conosco, Rio de Janeiro. Eccolo qua, fatto di questo bel verde. Ed infine, calendario di Degusta Box. 22. Allora, di Sacla troviamo le olive verdi snocciolate. Allora, forse mi aspettavo qualcosina di diverso, nel senso che, cioè, sicuramente sprecate non vanno sprecate, però forse, non lo so, avrei preferito trovare qualcos'altro. Comunque, volevo farvi vedere, finalmente è arrivata la ghirlanda natalizia. Ce l'abbiamo fatta il 22 di dicembre che ho scelto. È di Colvin. Questa, vabbè, mi è stata omaggiata dall'azienda, bellissima. Questa l'andrò a pendere proprio fuori dalla porta di casa. Per la serie, viva la sobrietà! Eccola qua, con
cosa dite? A me piace un sacco. Ma la mia avventurosa giornata non è finita qui perché lavatrici, olè! Lavatrice numero 1 finita. Cesta lassù. Questo. Io praticamente metto il mignolo, comunque un dito piccolo, e la tiro giù. E ovviamente stenderò in casa, anche perché fuori in realtà non piove, ma è super umido, cioè la roba mi si asciuga con più facilità in casa che fuori. Ok. E ovviamente lì ho già pronta la lavatrice numero 2. Quindi prepariamo la lavatrice numero 2. Allora, capi bianchi, quindi la tocco. Vado del mio solito detersivo in polvere, misurino. Tra l'altro non so se sia perché poi nella latta sta ferma, ma tende ogni volta a indurirsi un po', quindi faccio un misurino pieno perché la lavatrice è piena. Io sapete che mi trovo molto bene con questo di Everdrop, acquistato da me. La morbidente, sto utilizzando questo Lenor che avevo trovato dal cinese, quello del centro ha veramente un cavolo rispetto ai negozi, anche se io questo lo trovo solo d'acqua e sapone, ma a prezzo pieno, cioè, è veramente una cosa per me impensabile. Ed infine mi vado a mettere il percarbonato. Ve ne ho già parlato, abbiamo fatto proprio un video sulla gestione del bucato, i prodotti che utilizzo, eccetera. Io mi trovo molto bene con quello di Verde Vero, anche se sono curiosa di provare quello di Wave, perché ne sento sempre parlare dalla casa di Mattia, vabbè, lui lavora con loro, però quasi quasi, dato che devo ordinarlo, lo prendo, vediamo un pochettino. Comunque l'ho messo un po' qua, anche perché la lavatrice non è... Sì, è piena, però alcune cose non sono macchiate, perché ieri nei giri che ho fatto mi dovevano andare dalle Leroy Merlin, sono andata con loro e poi hanno dovuto prendere delle cose da Ikea, dato che c'ero, ho preso 4 asciugamanetti piccoli da, in teoria sono quelli da bidet o da ospite, che io però utilizzo per il viso per quando mi strucco, dato che quelli che avevo sempre di Ikea sono diventati stoppa praticamente, li terrò perché magari li utilizzo per lavare il balcone o altro, ecco, quindi dato che comunque non sono più soffici, diciamo, per il viso, però possono essere utilizzati sicuramente per altro, non importa, ecco, se non vengono super puliti, gli altri sono puliti, quindi ho messo un quantitativo giusto di prodotto, carico e la facciamo partire. Ora di pranzo, provo, dato che non ho tempo di stare a fare cose troppo elaborate, questi ravioli burrate d'erbette della Buitoni, che io ho preso d'Esselunga, ma in realtà non ho pagato questa cifra qua, ma ho pagato 1,59 euro, e quindi semplicemente con un po' di burro e salvia. Sono stata al computer finora e inizio a... devo iniziare a mettermi gli occhiali quando sono al computer per gli occhi. Buon proposito per questo 2023. E nulla, stavo riflettendo un pochettino sul da farsi della giornata. Oggi giornata casalinga, non ho la minima intenzione di uscire, quindi anche il vlog sarà molto casalingo. So che alcune ieri sono rimaste dispiaciute del fatto che il vlog sia stato un pochettino più corto, ma sono onesta con voi, in realtà diciamo che sono un po' arrivata anch'io alla fine delle energie e... cioè, talvolta, cioè, le mie giornate sono queste, non so cosa raccontarvi, e non voglio neanche tirare poi troppo per le lunghe raccontandovi quella dell'uva, ecco, diciamo così. E quindi cerco molto di portare veramente quella che è la reale quotidianità mia, ecco, cercare di portarvi un po' di spensieratezza per voi e anche per me, ecco, perché poi non è che la vita sia tutta rose e fiori, neanche la mia, ve lo garantisco, però è anche per me un modo di staccare la testa da pensieri, problemi e quant'altro, che comunque, come tutti, vivo anch'io. In tutto questo speravo di farvi vedere
l'organizza casa, è il calendario quello da parete, però me lo danno in consegna domani, quindi se domani arriva a un orario decente magari ve lo metto nel vlog di domani, ve lo faccio vedere, vi farei vedere quello di quest'anno, ma in realtà è compilato, ci sono scritte comunque anche delle cose personali, quindi chiaramente preferisco farvi vedere quello nuovo, quindi se arriva domani o al massimo ve lo metto nel vlog del 24, lo vedrete lì. Per quanto riguarda il vlogmas del 24, allora, inizialmente avevo pensato di farvi un vlog finale del 23. In realtà il 24 uscirà un vlogmas che in realtà sarà di apertura delle caselline finali e i saluti, ci facciamo gli auguri di buone feste, ecco, diciamo che pensavo di strutturarlo un pochettino così e di mettervelo comunque il 24 mattina, anche perché poi il 24 sera chi caspita se lo guarda, quindi veramente da tenerci quella compagnia qui 10 minuti, un quarto d'ora, giusto per salutarci, e poi ci rivedremo direttamente il credo 27 dicembre sera, anche perché io poi rientrerò a lavoro, quindi non ho ancora gli orari, quindi non so poi come sarà sia la mole di lavoro sia le cose da fare. In realtà mi sono venute anche un po' di idee carine per i prossimi video, infatti vorrei mettermi adesso qua in cucina e buttare un po' giù nero su bianco le idee. E che dirvi, mi metto però al lavoro, sennò non concludo nulla. Vi ho appena finito di registrare il primo video recensione che vedrete martedì 27. Non ci vedremo poi Natale e Santo Stefano, ci vediamo dal 27 sera. L'intento è quello, vediamo un pochettino. Comunque io ora mi sono preparata la merenda, che mi mangio il mango che avevo preso da Esselunga. Sì, l'ultima volta che sono andata, dato che in teoria scade fra 2 giorni, però non ho voglia di mangiare nient'altro, quindi dato che mi devo mettere al computer ne approfitto, mi metto questo vicino e faccio cose. Qua in realtà il tempaccio non vuole assolutissimamente passare. Tra l'altro ho visto le previsioni del tempo anche della settimana prossima. Ma rientra al lavoro dopo 2 settimane in cui ha fatto schifo il tempo, quindi se fosse brutto io non mi lamento. Comunque, in tutto questo mi volevo mettere appunto a scrivermi un po' 2 o 3 cose in agenda, che tra l'altro ho un po' abbandonato. Tra l'altro mi sono pentita tantissimo di aver acquistato questo colore, l'anno prossimo la prendo nera, quando sarà la riprendo nera. A parte che davanti mi si è tutta, non so se lo vedete, ma si è tutta sporcata, cioè, nonostante io questa non la muova dalla scrivania, sta qua. E comunque volevo iniziarmi ad annotare un po' di cose. Sono anche un po' contenta che fino al 6 di gennaio mi riposo anche da Instagram, quando non ho né lavori né collaborazioni, non ho nulla, e poi l'anno riprenderà sicuramente, cioè spererei, in maniera anche lavorativa sotto questo punto di vista un pochettino più strong. Questo anno che viene mi piacerebbe dedicarmi anche finalmente alle consulenze online in ambito organizzazione, vediamo un po'. È veramente dura riuscire a incastrare tutto con un lavoro a tempo pieno e un secondo lavoro che è quello dei social, quindi vediamo un po' cosa mi riserverà. Dato che sono a casa ne approfitto, do una pulita qua sotto perché volevo farlo già da diversi giorni, però mi metto i guanti dato che ieri ho fatto le unghie, ho sbagliato mano, che poi, cioè, l'organizzazione lascerò la medesima, però ne volevo approfittare un attimino per fare quelle pulizie che, cioè, in realtà non è che, cioè, lo pulisco qua sotto ogni 18 mesi, però diciamo che essendo stata a casa queste 2 settimane volevo farlo già da giorni, lo facciamo adesso. Thank you.
Naturalmente non vi sto a parlare del come l'ho organizzato, perché comunque trovate già un video che avevo registrato, magari ve lo lascio qua sopra nella scheda informativa dove potete andare comunque a recuperare tutta la spiegazione e il concetto logico che c'è all'interno di, insomma, della mia organizzazione del sottolavello. Chiudo ufficialmente qui il vlogmas di questa giornata, spero di esservi stata di compagnia. Un bacio e a domani. Ciao!